Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gabri Pesca. Oggi finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscito a tornare sulle rive del fiume. Mi trovo in uno spot nella quale non vi ho mai portato, uno spot che conosco da tempo ma che frequento poco perché la riva è difficilmente accessibile. Si rischia di fare un bel bagno, ma oggi ho deciso di venire qua perché, appunto, essendo così scomodo, confido che non venga molto disturbato questo tratto di fiume e quindi ho deciso di puntare su questa zona. Come vedrete a breve nel video, ho appena catturato la prima carpa, una splendida regina sui 12 kg, quasi il mio record di fiume, si è avvicinato molto perché il mio record di fiume è di 13 kg, non lunghissima ma veramente veramente tozza, una schiena bella larga, un pesce molto potente che ha subito puntato sul mio sottoriva, dal mio lato sinistro. Infatti ho dovuto fare un combattimento da cardiopalma a frizione chiusa, ho dovuto forzare al massimo le mie nuove canne e devo dire che si sono comportate alla grande. Sono molto contento perché non mi aspettavo che il pesce partisse così velocemente, perché è partito dopo circa una mezz'ora di pesca. Infatti sul pod c'era solo una canna e stavo per scandagliare il fondo per gettare la seconda. Sono rimasto contento, non me l'aspettavo perché è appena finito l'inverno, siamo nei primi giorni di primavera, l'attività sembrava essere poca, i pesci saltare non ho visti, però avevo visto delle bolle proprio dove ho lanciato, probabilmente era già lei, gli ho lanciato in testa e la partenza è subito arrivata. Sono veramente veramente contento. Ora ho appena finito di mettere la seconda canna, sistemo un po' il campo e poi ci aggiorniamo. Sì, questa qua è tosta. Porca troia. È una pietra o è sabbia? No, è una pietra. Guarda che ciccionazza, avevo visto che era un pesce grosso. Ragazzi, guardate che pesce, avevo lanciato da circa mezz'oretta scarsa ed è subito arrivata lei. Guardate che splendida regina di fiume. Oh, issala. Questo è già un bel pesce ragazzi, per la zona è già un bel bel pesce, guardate che spettacolo. Vede bene? Ora la peso giusto per curiosità. La sacca è circa 1,3 kg bagnata. Ora aspetto che vada a zero. Ok. Ora ve la mostro, è più di quello che pensassi. Calcolato 1,3 kg della sacca. Una bellissima regina. Vedrò di non uccidermi.
La carpa è partita su una boiless diametro 15 abbinata a un chicco finto di mais. Secondo me una presentazione adatta all'ambiente, perché qui molta gente pesca le carpe col mais e quindi potrebbe essere quello ad aver fatto la differenza. Diciamo che mi piace pensare che oltre a questo sia stato anche il fatto di aver cercato lo spot giusto, perché ho pescato veramente bene oggi, ho cercato col marker un punto duro con l'altezza che ho ritenuto consona per il periodo e i risultati sono arrivati. In più ho spombato giusto col distance sticks, ho preso tutte le misure e, come avete visto, ha pagato fare questi accorgimenti. Un'altra cosa che mi ha lasciato particolarmente fiero di questa giornata, soprattutto di questa cattura, e che è avvenuta su un letto di pastura, una pastura nuova, diversa da come faccio di solito. Quindi continuate a seguire i miei video e a breve vi farò vedere come l'ho eseguita, in modo tale che anche voi possiate replicarla a casa. E secondo il mio avviso è un'ottima pastura e a me ha dato ottimi risultati. Grande. Vediamo di non ucciderci. Ok. Un bel cavedo. Guardate che bel cavedano, ora lo libero subito. Ed eccomi, ormai sono giunto a fine sessione. Devo dire che oggi sono rimasto molto contento, perché siamo a inizio primavera e prendere un pesce del genere è tanta roba. Sono contentissimo. Non me l'aspettavo, a dire la verità, perché questo non è uno spot semplice, perché è super battuto e la pressione di pesca è veramente elevata. Ma nonostante questo, facendo le cose giuste, prendendo i giusti accorgimenti, sono riuscito a catturare quella bellissima regina e ne sono veramente contento. Successivamente ho avuto ancora una partenza, una falsa partenza, uno strattone, forse pesce di disturbo, e poi circa una mezz'oretta fa ho catturato un cavedano bello sui 2 kg circa, un bel cavedano, quasi mi ha fatto pensare che fosse una piccola carpa, ma poi sotto rio mi sono subito accorto che non lo era e l'ho slamata in acqua senza bagnarti la roba. Detto questo, come detto prima, io sono contentissimo, chiudo qua la sessione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel like se il video vi è piaciuto e di attivare la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video. E con questo è tutto, vi mando un grande saluto. Ciao ragazzi, alla prossima!